Capisco fino in fondo tutte le ansie dei genitori. Bisogna essere dei criminali a pensare che i genitori siano degli esaltati. Leggo qualcuno e dice: ma i genitori? I genitori hanno ragione di preoccuparsi, fanno bene a preoccuparsi. Lo siamo anche noi, cioè, non è che è una passeggiata, inizia una nuova avventura. Una nuova avventura, quindi, che per il governatore Luca Zaia va affrontata con realismo, la prova del 9 di quella che deve essere la fase di convivenza con il virus. Lo sguardo finisce oltralpe, dove la scuola è già iniziata. Vedete che i francesi hanno un modello che sarà sostanzialmente identico al nostro, che circoscrivono l'eventuale focolaio, se eventualmente chiudono quel plesso scolastico, ma pensare a un lockdown generale, decisamente no. Ma per evitare chiusure totali serve agire con velocità ed efficacia, e qui subentra il piano di sanità pubblica regionale. Abbiamo allertato tutta la macchina della sanità. Ho chiesto che ci sia rapidità di intervenire, nel senso che nel momento in cui c'è da fare un test bisogna intervenire velocemente. Un aiuto potrebbe arrivare dai test salivari in corso di validazione, utili anche per l'autodiagnosi. Nell'attesa, però, l'appello è quello alla collaborazione. Abbiamo bisogno della collaborazione e della comprensione di tutti, perché siamo in casa d'altri, brutto da dire, ma c'è. Non è che abbiamo tutte le leve di comando quando entriamo in una scuola, no? Il rapporto gerarchico con i lavoratori non ce l'abbiamo, col corpo docente non ce l'abbiamo, con tutto quello che è l'infrastruttura non ce l'abbiamo. Abbiamo però la sanità pubblica che ci permette di muoverci all'interno. Questione di competenze che inevitabilmente apre il fronte dell'autonomia anche alla vigilia delle celebrazioni di inizio anno scolastico a Vaux con il capo dello Stato. Il capo dello Stato parla comunemente del progetto d'autonomia. Per cui, guarda, io penso che sia doveroso attendere l'esito delle elezioni, dopodiché chi vincerà si occuperà di portare avanti questa sfida ancora per l'autonomia. Scuola, Covid e autonomia, quindi nel paese dove tutto ebbe inizio, almeno per il Veneto. Vo penso che sia l'elemento simbolo del coronavirus, che si, come si può dire, che si compenetra con l'altro aspetto fondamentale, il ruolo che hanno avuto i ragazzi in tutta la partita del coronavirus. Da voi inizierà anche la mostra itinerante dei disegni che partirà da voi.